Bentrovati, oggi parlerò di un IR3 verificatosi il 1 novembre 1954 a Bucine, in provincia di Arezzo, il cosiddetto caso Rosalotti, di cui quest'anno rincorrono i 70 anni da quando è accaduto. Ne parlo perché io, anche se non ho mai fatto quella che si può definire un'indagine di un certo tipo, nel 1974, quando avevo 17 anni, mi recai con mio papà sul posto ed ebbi modo di trascorrere una buona mezza giornata sia con la testimone, col marito e alcuni dei suoi familiari. Il caso è molto noto anche all'estero e su di esso sono state esperite numerose indagini da parte anche di inquirenti del CISU, che non sono limitati unicamente alla testimone, ma a tutta una serie di verifiche ambientali circa i luoghi e le persone che all'epoca furono coinvolte. La testimone è una contadina, all'epoca aveva 40 anni, si stava recando a piedi attraverso un viottolo, una sorta di sentiero, alla chiesa parrocchiale per assistere alla messa e nel contempo portare dei garofani in omaggio alla Madonna Pellegrina che era passata in quella zona proprio il giorno precedente. Era sua abitudine percorrere questo viottolo anche di notte, non aveva paura, camminava senza calze e scarpe per non rovinarle che teneva in mano, non era a piedi nudi, come è stato scritto, ma indossava una sorta di ciabatte. Giunto a un certo punto dove c'era un enorme spiazzo in cui troneggiavano sia un pino che un cipresso enormi, a circa 50-100 metri vide un oggetto, una cosa che inizialmente lei ritenne essere il gabbiotto, il ripostiglio degli strumenti utilizzati da degli operai dell'energia elettrica che stavano in quei giorni lavorando su una linea elettrica adiacente. Avvicinandosi però si accorse che l'oggetto che stava osservando era un qualcosa di inusuale, un qualcosa che non aveva neanche lei mai visto. È molto curioso a questo punto far notare che, nonostante il trovarsi di fronte a un qualcosa di cui non conosceva l'origine, il suo stato d'animo era estremamente tranquillo e sereno. Com'era questo oggetto? L'oggetto era una sorta di fuso che poggiava sul terreno, lo potete vedere anche nei disegni che ce ne sono stati fatti, però non aveva dei piedistalli o dei piedini come sono stati ricostruiti in seguito. Sembrava quasi che fosse fissato nel terreno. C'era uno sportello, il quale era aperto, all'interno del quale si intravedevano due sedili, uno di schiena all'altro, due oblò, e il suo colore era un colore tipo cuoio sul marroncino. Passati pochi attimi, pochi secondi, da dietro alcuni cespugli che erano adiacenti all'oggetto, vide arrivare verso di lei due entità antropomorfe, d'aspetto antropomorfo, che lei definì omini, in quanto erano alti poco meno di lei, che gli si rivolgevano incontro facendo delle gestualità con le mani e utilizzando un linguaggio che lei non ha saputo mai bene descrivere. I giornali parlavano di una sorta di lui, chi diceva che era una sorta di cinese. Il marito disse che l'aveva paragonato allo squittire degli scoiattoli, altri al cinguettio degli uccelli. Lei non ha mai saputo ben specificare quello, se non il riconoscere che non capiva quello che le stavano dicendo. Avvicinatosi, uno dei due, quello che sembrava il più vecchio, infatti quello che è curioso è che questi due omini sembravano vecchi, vecchi nel senso non erano giovanissimi, erano in età sui 40-50 anni, erano presenti anche come una sorta di rughe, avevano dei dentini piccoli, sporgenti, un aspetto e un modo di fare molto vispo, sorridevano,
occhi come i nostri e indossavano una sorta di casco con due specie di auricolari che coprivano le orecchie e che lei definì simili a un qualcosa di cuoio. Avevano una sorta di tuta attillata con dei bottoncini sul davanti, con una specie di corpetto, ed erano ricoperti come una specie di mantello che dava sulle spalle. Non ha mai saputo descrivere bene i calzari, sebbene il parroco all'epoca disse che erano simili a quelle scarpe a barchetta, come quelli che erano i folletti, gli gnomi che erano presenti all'epoca anche nelle scuole, nell'alfabeto, la G e di gnomo rappresentava questo tipo di raffigurazione. E non ne ha mai saputo dire se erano un tutt'uno con la tuta o meno, ma questo ha poca importanza. Quello che la fece trepidare, le creò un certo disagio, è che uno dei due omini le si avvicinò e praticamente le strappò via, senza però manifestare un atteggiamento aggressivo o violento, sia il mazzo di garofani che una delle due calze nere che portava con sé. E questa cosa la seccò parecchio. Al di là dei garofani che erano destinati alla statua della Madonna, era molto preoccupata per la calza e cercava di far capire a loro che stava recandosi a messa, che c'era la Madonna pellegrina, che doveva andare in chiesa, che il parroco non l'avrebbe fatta entrare a piedi nudi, e quindi la sua preoccupazione era questa. Però non ottenne la restituzione, anzi questo omino prese sia i garofani che la calza e li ripose all'interno del fuso, in questo sportellino che era rimasto aperto, da dove poi prese una sorta di oggetto che lei non ha saputo esprimere bene. All'epoca gli inquirenti parlarono di macchina fotografica, comunque un oggetto più o meno di queste dimensioni, che indirizzò tenendolo sul petto verso la testimone. Ed è qui che lei, resasi conto che qualcosa non andava e preoccupatasi di quanto stava accadendo, a un certo punto si allontanò di corsa per recarsi in chiesa, preoccupata anche del fatto che sarebbe arrivata in ritardo, e girandosi vide che i due omini erano rivolti verso di lei, confabulavano fra di loro, sorridevano e stavano guardando quello che stava facendo. Giunta in chiesa, al di fuori della parrocchia, una delle sue amiche con cui aveva un rapporto confidenziale vide che era un po' frastornata, che c'era qualcosa che non andava, e le chiese cos'era accaduto. Lei allora gli raccontò quanto aveva osservato e quanto gli era successo in presenza anche del parroco. La voce ben presto si diramò nella zona, se ne parlò a lungo e sul posto si recarono quasi immediatamente i carabinieri. L'unico problema è che ci sono alcune incongruenze. I giornali riportarono che i primi che giunsero sul posto videro e osservarono una sorta di foro simile a quello che sembrava quasi un palo conficcato, no? Un foro rotondo, che però quando il capitano del carabinieri giunse sul posto non ritrovò e non rilevò, così come non rilevò nessuna altra traccia, né furono ritrovate né la calza, né i garofani, né altre impronte. Bisogna tener conto che però c'era stato un continuo via vai di persone che in quei giorni divenne sempre più rilevante, non solo giornalisti, soprattutto locali, ma non solo, che dedicarono all'evento ampie paginate, ampi servizi, la copertina sulla Domenica del Corriere del disegnatore Walter Molino, un lungo servizio interessante con foto dell'epoca di ricostruzione degli eventi sulla rivista Tutti e su molti altri quotidiani nazionali che riprendono dei dispacci di stampa oppure si avvalsero dei loro corrispondenti locali. Dell'episodio, da quello che si sa e da quanto mi disse la stessa Rosalotti, si occuparono anche da quelli che lei definiva il controspionaggio, i servizi segreti, comunque lei mi parlò di militari giunti appositamente, da quello che gli era parso di capire, da Roma, che si occuparono dell'evento e gli fecero molte domande e gli fecero alla fine controfirmare un verbale di spontanee deposizioni.
Gli furono fatte tra l'altro eseguire anche delle consulenze mediche e gli fu posto, questo se lo ricordava bene la Rosalotti, un casco in testa che probabilmente e presumibilmente, come è successo tra l'altro in altri episodi successivi, poteva essere assimilabile all'esame elettroencefalografico. Il tutto durò circa 5-10 minuti, non di più. La Rosalotti non vide mai né entrare né uscire i due omini dal fuso, non ne vide il decollo e non udì alcun rumore né prima né durante né dopo l'evento. Solo in seguito fu presa da paura e timore, perché il suo atteggiamento iniziale era più che altro di curiosità, di un qualcosa che non capiva, che però non gli aveva dato adito a avere paura. Altri testimoni, i giornali riportarono diverse testimonianze di persone che avrebbero visto sia lei confabulare con questi omini, di altri che contemporanea avrebbero visto passare un oggetto luminoso in quella zona, altri che la sentirono parlare con qualcuno, però dalle indagini esperite, da quanto emerso, non è mai emerso con certezza e con chiarezza la presenza di testimonianze collaterali che corroborassero questa testimonianza. Cosa ne penso io? La mia indagine, che tale non è, si verificò una domenica, il 3 agosto 1974, senza prendere alcun contatto con la testimone. Io e mio papà, che come me era appassionato dall'argomento, io all'epoca ero un 17enne, un ufologo in pantaloncini corti, come amo definirmi, andai su un posto non tanto per esperire un'indagine, perché ero già a conoscenza di quanto era stato effettuato dal gruppo di ricerca studi fenomeni UFO di Prato, diretto da Siro Menicucci. Avevo letto il loro rapporto di indagine e anche ascoltato la breve registrazione dell'intervista che avevano fatto alla testimone, la quale era sempre restia non solo a farsi registrare, ma anche e soprattutto a fotografare dopo quello che era successo con l'evento. A me disse chiaramente: se io avessi saputo tutto quello che poi mi è accaduto, le grane, le prese in giro, le voci, le dicerie, le cattiverie che sono state dette sul mio conto e tutte le persone che sono venute a trovarmi, io non ne avrei parlato, anche perché vivevano, una famiglia che viveva in una casa colonia in condizioni estremamente precarie, dove il lavoro bastava a sufficienza per la loro sussistenza, per poter vivere, considerato che tra l'altro all'epoca nella loro casa non vi era l'energia elettrica, quindi non avevano televisione, radio o altro. La televisione era agli inizi, siamo nel 1954, e certamente non era nelle case dei contadini. Lei aveva 58 anni quando io la trovai. Quando arrivammo dopo non poca fatica a casa loro, era penso quasi mezzogiorno, l'atteggiamento iniziale non fu molto accogliente, praticamente ci si voleva scacciare. Mio papà però era un tipo particolare, ci si faceva fare e si mise a parlottare del più del meno anche col marito Dante, tanto che nel giro di 10-15 minuti che si discorreva in questo cortile, quest'aia, disse, rivolto a mio papà ma anche a me, se volevamo accomodarci, e la tavola stavano preparando per il pranzo e ci accolse al pranzo, mangiamo con loro. E questo fu un aspetto molto interessante. Inizialmente, mentre stava preparando, Rosalotti mi raccontò quanto gli era accaduto. Chiaramente ci potevano essere delle imprecisioni. Io non avrei mai redatto un rapporto su questo mio sopralluogo se non in seguito, però il racconto che ne fece era assimilabile alle deposizioni che aveva già raccolto Siro Menicucci e che in gran parte corrispondevano a quanto era stato riportato dalla stampa, a parte alcuni particolari che non ritornavano. Ma cos'è importante? Che questa lunga chiacchierata mi portò a il constatare che stava raccontando un vissuto, quello che per lei era un qualcosa di vero, e questo veniva evidente dal linguaggio non parlato, dalle pause, dai commenti,
eccetera. Lei era rammaricata che tanti non le avessero creduto e anche dispiaciuta che molti ritenessero che si fosse inventata tutta o che fosse stata vittima di uno scherzo. Sappiamo benissimo che sin da allora c'è chi si fece avanti per dire che era stato lui a creare questa sceneggiatura e questo scherzo. Nel tempo se ne sono state dette di tutto e di più, sono stati fatti paragoni con certe stufe dell'epoca, con delle botti, con delle tabacchiere particolari, con disegni e racconti di fantascienza, ma tutto questo non ha mai trovato alcun riscontro. E io dubito che se qualcuno del posto avesse fatto o ideato una sceneggiatura del genere, la cosa nel tempo non sarebbe emersa. Non ritengo minimamente che la Rosa Lotti sia stata vittima di un qualcosa del genere. E sinceramente la cosa mi rende un po' perplesso, perché proprio lì, in quella zona isolata, con una persona di questo tipo, una contadina, in quel determinato posto, se questi due ragazzini, nani, personaggi del circo, eccetera, si fossero allontanati, avrebbero voluto portare con sé tutto l'armamentario, ma nessuno li ha visti, li ha incontrati. Niente è stato ritrovato in zona che potesse suffragare queste ipotesi. La Rosa Lotti, e poi concludo, mi disse che lei aveva una grande vergogna quando si rivolse al curato e raccontò quanto aveva visto, ed era convinta che non sarebbe stata creduta. In realtà le reazioni non sono state tali, anche perché le persone la conoscevano per quello che era, ed era una persona affidabile, una persona concreta, una persona che era legata alla vita e alle fatiche quotidiane. Il fatto che gli altri l'abbiano fatta passare per pazza e non l'abbiano creduta, Madalisa l'ha fatta soffrire. Ma mi viene in mente una frase che c'ho ancora presente. Paolo, tu sai, e penso che tu abbia capito, che io ti sto raccontando la verità. E Gesù me ne è testimone. Tu che credi in Gesù sai cosa voglio dire. Lo posso giurare su di lui, sui miei figli, su cosa ho di più caro. Per subito puoi dirmi, ma dimmi un po', ma tu voi sapete o pensate di sapere chi fossero costoro? La domandano, che cosa ho visto? Per poi subito aggiungere, voi avete parlato certamente con altre persone, ma io cosa ho visto? Morirò senza sapere e capire ciò che ho visto? E così è stato. La Rosa Lotti è morta nel 2006 a oltre 90 anni. Quello che posso dire è che ci troviamo di fronte a un racconto assurdo, ma che ha tutte le caratteristiche di essere un'esperienza autentica. Che cosa, chi e in che modo l'abbia generata, questo è un altro paio di maniche. Non mi addentro oltre in quello che io chiamo il vuoto insaturo, sospendo il giudizio e dico, anche per questo caso, merita tutt'oggi continuare a occuparsi del fenomeno UFO, delle segnalazioni UFO.